Ormai questa cosa è diventata abbastanza conosciuta, la gente affluisce in grande quantità, c'è una grande sinergia fra le attività del luogo, i residenti e poi una buona parte della città che si riversa in questa zona. Anche l'anno scorso è stata veramente una grande festa, noi siamo contenti di poter valorizzare anche delle zone più periferiche che non sempre il centro storico. Musica, balli, aperitivi e cene all'aperto, grigliate strada ed ovviamente shopping con i negozi aperti sino alla mezzanotte. Torna così Via Romani in Festa, giunta alla sua 13ª edizione. Sabato 9 dalle 18 alle 24 Via Romana come sempre diventerà una zona pedonale in maniera anomala, visto che è comunque un'arteria importante anche per le auto per arrivare ad Arezzo. È una zona ricchissima di attività commerciali e artigianali, ancora molto vive, vivaci, solide, che ogni giorno animano questa strada. Sabato è la loro festa. Protagoniste dell'evento le attività dell'arteria d'ingresso alla città. Per i commercianti queste iniziative sono importanti perché si fa conoscere le vetrine, quindi la cosa che spesso nelle zone dove non sono centrali, quello che è importante è farsi conoscere e riportare gente anche che magari non è mai venuta in quelle zone. Quindi queste manifestazioni sono importanti per portare gente nuova. Un'iniziativa diretta a valorizzare le nostre periferie e a dare una spinta anche a un richiamo di persone per rivitalizzare questi luoghi che sono importanti perché sono i nostri luoghi di accesso alla città, ci vivono tante persone e anche gli esercizi di vicinato danno, come dire, un contributo proprio in questa direzione di mantenere vivo un tessuto sociale che in questo momento anche dal punto di vista del commercio ne ha fortemente bisogno. La nostra banca è molto legata al territorio dove svolge la propria attività professionale e buona parte dei nostri utili vengono poi distribuiti nel territorio di riferimento, nelle istituzioni territoriali, proprio per organizzare queste attività e anche altre iniziative che portano sicuramente a una crescita del bene comune. 6 le scuole di ballo che scenderanno in strada, DJ set, ma anche scuola di circo per i più piccoli ed esibizione delle ginnaste della società sportiva Falciai.